molto interessante l'uso delle luci a livello professionale e quei consigli, quelle piccole dritte che magari da solo non riesci a imparare, ma che con un supporto tipo quello di oggi sono, penso, fondamentali per poter essere preparati al massimo in questo settore. La padronanza dei momenti, di sicuro, cercare di capire, diciamo, sia il parroco che non le esigenze stesse che la cerimonia impone. Gli accorgimenti che permettono a non fare determinati errori. E poi anche fare un corso in chiesa è un'esperienza, insomma, che non capita tutti i giorni. La cura dei particolari, che ti fa vedere cose che con il tuo occhio, che non è da professionista ma da amatore, non vedi normalmente. Più che altro capire e comprendere la luce e le varie sfumature che possono rientrare in una chiesa. È stato organizzato benissimo, sono soddisfattissimo. È anche stato molto bello conoscere delle altre persone che come me vogliono cominciare a occuparsi di foto di matrimonio per costruire anche una comunità, per entrare parte di una comunità di matrimonio. Ho trovato molto interessante questo corso e lo consiglio sicuramente a tutti. Esperienza unica perché non ho mai trovato dei workshop dedicati al matrimonio e comunque anche la possibilità di scattare in chiesa con dei modelli così bravi e spontanei. Interessantissimo, mi è piaciuto. Poi io sono sincero, a me qualsiasi cosa che mi venga proposta di questo genere, ti sposti, ti vesti, interpreti una parte, mi piace. È stato divertente, è una cosa carina, dai, un po'. All'inizio pensavo fosse un po' inquietante perché insomma simulare proprio un matrimonio vero e proprio, un po' strano, però è stato carino, mi è piaciuto. E questa mattina abbiamo parlato entrambi della nostra esperienza, sia Marco Ravenna, che ha un'esperienza basata sulla luce e il controllo della luce, sia la mia esperienza, che gestisce la luce in modo un po' diverso. Ci siamo rimessi tutti in gioco, gli studenti erano molto molto appassionati, quindi sono stati molto molto attenti, il che ci fa molto piacere. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare in chiesa, la situazione era ottimale perché la luce era bella, perfetta, la sposa era bella, lo sposo era bello. E pomeriggio inoltrate, abbiamo ormai concluso la prima giornata di questo workshop straordinario di fotografia di matrimonio. Abbiamo replicato ancora meglio, se meglio poteva essere, anche quest'oggi, che è il 15 di ottobre del 2011, un corso che ha visto tantissimi protagonisti, dagli sposi che stanno ancora finendo di essere fotografati a tantissimi allievi dei quali avete sentito un grande entusiasmo dal punto di vista sia emotivo che verbale. Questo è un buon auspicio e un appuntamento per il prossimo anno. A presto con Studio Day.